stesse, che i partecipanti sono quasi tutti molto bravi e molti di loro sono maestri del colore veramente. Infatti ora io non voglio citare nessuno per non fare un torto a chiunque, però ci sono anche maestri che da 50 anni lavorano, che perciò non ho ritenuto idoneo non dare il premio, selezionarli nel premio tradizionale, ma dargli un apporto diverso, quale per esempio una personale in galleria oppure un attestato diverso, perché non si può giustamente fare un discorso numerico da 1 a 10 su persone che hanno alle spalle una carriera così enorme come talune sono venuti. Comunque vi ringrazio, io comincerei chiamando la signora Santelli, che è la sorella di una espositrice purtroppo deceduta, ma la signora Santelli è presente per tenere atto il nome della signora Santelli, Fiorentina, più in particolare di Signa, una grande protagonista del Novecento toscano, e una donna che ha costruito una carriera al silenzio della sua casa, interessandosi, perché ha partecipato a molte mostre a Roma e in altre città d'Italia, però attaccata sempre a quel discorso tradizionale che vedeva la donna ancella moglie della casa. E ciononostante ha esposto dei mirabili quadri e io li ho dedicato in galleria a una personale. Ecco signora Santelli, se vuole avvicinarsi vi darò l'attestato, e poi abbiamo pensato di fare a Signa, sua patria di nascita, proprio una grande mostra a nome. Questo è il piccolo formato, questo è il precedente catalogo, questo è il giornale. Ecco, se vuole dire due parole. Io sento, non mi sento davvero. Bene, la signora è commossa, comunque sì, la ringraziamo per questa bella partecipazione e dell'omaggio che fa alla memoria della sorella. Sì, signora. La signora Lucia Mongardi, che è un membro del famoso sodalizio del Fiorino d'Oro, da tanti anni giurata, presidente di un'associazione che ha lei fondato a ecco, ora do voce alla motivazione. Dal lungo percorso artistico Lucia Mongardi, di sua invenzione, la casa del pittore, dello scultore e del poeta, di Montecatini Terme, dove ha evidenziato numerosi talenti artistici. Ha una lunga militanza come giurata nell'ambito del Fiorino d'Oro di Firenze, autrice della corrente pittorica Nefos. Allora comprò Sciabetto tantissimi anni fa, pensando di portarlo anche nel settore figurativo, delle arti figurative. Così facemmo. E da quel tempo, 28 anni fa, il Fiorino è letterario e anche, comprende anche dei premi per la fisica, la chimica, Firenze e Firenze, perciò è molto importante. Per la parte figurativa purtroppo siamo rimasti 5-6 soli, perché questi grandi rappresentanti dell'Accademia Paloscia Preto sono morti nel tempo e io sono la più vecchia di loro e sono ancora qui. Vi ringrazio della vostra simpatia e ringrazio Lili Brogi, bravissima pittrice e gallerista e anche come organizzatrice.
è una persona che tanti anni che è del mondo dell'arte. Leggo la motivazione. A Daniele Menicucci, critico d'arte dotato di un'innata capacità di intuito nell'individuare e promuovere artisti con enorme potenziale commerciale, lega queste sue peculiarità al mondo letterario, sia autore di libri di costume. Bene, Daniele. Ci puoi dire due parole su quello che svolgi, sulla tua funzione nel mondo dell'arte? No, preferisco. Facevo una riflessione prima, cioè è meglio essere fra i premiati o fra quelli che premiano. Io ho fatto per tanto tempo il premiatore e dico che si sta meglio essere premiati che a premiare. Devo fare anche una piccola considerazione, visto che qui siamo un bel gruppo di gente d'arte, che secondo me sono le persone migliori in assoluto che ci può essere nel globo terracqueo, e che fra noi stiamo bene, stiamo molto bene. Questo premio ovviamente mi lusinga, perché se ci penso bene, io ho fatto dell'arte una religione. Cioè ho messo Giotto, Leonardo, Pollock, Caravaggio, la signora Monaca, mi scuserà, al di sopra di tutti gli apparati divini o pseudo divini. Quindi questo premio credo proprio di meritarmelo. Noti alla cultura, di fatto il gemellaggio
quotidiani e siamo appunto lieti di aver ridato vita a questo slancio, a questi rapporti internazionali con questa città appunto pantente alla periferia di Parigi e che ha visto la nostra prima mostra organizzata in quella città nel lontano 1983. Poi ci sono susseguiti altri eventi, includendo anche degli artisti russi, perché appunto Pantin gemellava in un quartiere di Mosca. E questo naturalmente è una cosa che ci fa molto piacere, perché con forme di autofinanziamento riusciamo a portare avanti questi eventi. È in corso una mostra molto bella di 45 artisti nel vecchio Palazzo Comunale di Scandicci, per cui veramente il 2011 si annuncia sotto i migliori auspici. Devo fare complimenti a Pergola Arte, perché intanto Lili Brogi è una bravissima pittrice che fa parte anche della nostra associazione. Ricordo di aver allestito una sua bella personale presso la galleria di Villa Bandini, nel quartiere 3, recentemente. E poi sono 12 anni di attività con tantissimi eventi nel campo dell'arte e della letteratura. Poetessa e poetessa, ha pubblicato vari libri, quindi diciamo importantissimo anche questo settimo premio che vede giungere qui a Firenze, in questa sede maestosa e monumentale, tantissimi pittori da varie città italiane. Quindi lunga vita per l'arte, complimenti a Lili Brogi, grazie. Hanno le piante e ora ci sono bulbi
e in maggio saranno già giovani. Noi siamo l'Isola dei Morti di Arno Berkley e anche della musica di Rachmaninoff. E mi piace molto vedere questi due quadri qui dell'Isola dei Morti. Questo era fatto da un pittore svizzero anni 20. E c'è un grande valore in questo cimitero, tante storie, personaggi che hanno lottato contro Napoleone, Waterloo, eccetera, poeti, artisti. E invito voi a venire e dipingere cose a quadri nel cimitero, perché è un luogo bellissimo per gli artisti. E ringrazio molto per questa bellissima sorpresa del Zanon. Chiederò anche a voi i nomi di personaggi famosi sepolti nel cimitero. Ha scritto per il Risorgimento, per l'unificazione d'Italia. Anche i suoi amici, Walter Savage Landor, Isa Blackton, Arthur Hugh Clough, Theodore Parker, Hiram Powers, un grande scultore americano che era professore all'Accademia di Belle Arti. Molti di loro hanno lottato contro la schiavitù. E Francis Crowe ha scritto il primo romanzo contro la schiavitù, Richard Hilbert il secondo, e tutti e due sono con noi. Harry Pichester ha copiato loro con La capanna di Zio Tom, e questo era subito tradotto nell'anno dopo in rumeno, e questo ha liberato i rom schiavi dal Medioevo fino all'Ottocento. E quelli che aiutano noi con il risparmio sono i rom, che sono illiterati ma hanno una manualità tremenda. Sanno come fare il giardinaggio, sanno come essere muratori, padri, eccetera. E grazie a loro che abbiamo ora la bellezza che c'è. L'ultima domanda, il progetto futuro di cui mi stava parlando lei, per fare proprio un giro turistico attraverso i grandi cimiteri a Firenze. Sì, ho avuto questo sogno, ma è difficile spiegare questa attualità, di fare